Ciao e ben ritrovato. Anche questa domenica ci troviamo qui per un acquerello da realizzare da cima a fondo. E come vedi qui c'è già un foglio piazzato e questa volta vorrei provare con te una composizione di un paesaggio di nuovo marino, ma un paesaggio diverso dal solito. È un paesaggio che non vorrà essere un paesaggio classico del mare col sole, con la luce, i promontori classici, ma vorrei cambiare un pochino l'atmosfera mettendo qualcosa di un pochino più, diciamo, freddo, magari un paesaggio marino però invernale. La barchetta non mancherà neanche questa volta, però ho in mente qualcosina che ti farò vedere dopo. Per cominciare ti dico solo che le dimensioni di questo foglio sono di 28 per 38. 28 per 38, questo è un foglio di carta, la solita grana fina di Saunders Waterford, 100% cotone. I pennelli che voglio usare sono, inizierò da un lavaggio, quindi con un tintoretto numero 10 o numero 12 per fare un primo lavaggio. Lavorerò quasi essenzialmente con questo numero 6, che è quello che con questa grandezza qui mi permette di fare l'80% del dipinto, e poi lavoreremo anche col solito pennellino fine verso la fine. Mi metto a fare la composizione a matita e ti dico che anche oggi vorrò usare pochi colori, diciamo forse quattro. Cercheremo un paio di colori freddi, quindi il grigio di Payne e magari un altro blu, e un paio di colori caldi che potrebbero essere terre di Siena, terre di Siena bruciata. Adesso ci ragioniamo un attimo bene. Cercherò di spiegartelo il meglio possibile durante l'esecuzione del lavoro. Cercherò di parlare mentre dipingo, cercherò di non essere troppo confusionario e di spiegarti il più chiaramente possibile quello che faccio. Proviamo, come sempre. Ecco, ti spiego un attimo la composizione che vorrei fare oggi. In pratica, qui abbiamo uno sperone di roccia che prende ispirazione da questa immagine qui. Questa è una foto che ho scattato in Liguria, sul sentiero del pescatore, quello fra Noli e Varigotti. Ovviamente è solo un'ispirazione. Adesso ti indico col dito il profilo che ha su questo foglio, però come vedi ci sono delle aggiunte perché oltre a questo sperone e questa linea del mare che ho inserito qui, vorrei mettere anche delle casette. Una l'ho presa da questa foto ed l'ho messa qui, ma proprio in linea assolutamente indicativa, ho preso spunto da queste geometrie e l'ho inserita qui. Dopodiché, ho voluto mettere ancora una cosa sulla sommità e ho preso questo faro che ho ritagliato da un'altra foto e l'ho messo qui sopra. Quindi vorrei fare questo discorso qui. Qui in basso, invece, ho aggiunto un primo piano roccioso su un piano più ravvicinato rispetto allo sperone. Quindi il discorso sarebbe di mettere a fuoco questa parte qui, questo profilo più basso messo a fuoco, lasciare sfocato lo sperone almeno per una bella parte, in modo da dare un po' di contrasto, lasciarlo sfocato, però mettere a fuoco i due edifici che rimangono sulla sommità. Mentre per quanto riguarda la linea del mare, anche qui metterei l'orizzonte a fuoco e lo farei sfocare. Praticamente vorrei fare una specie di linea della nebbia più o meno a questa altezza, che
che mi vada un po' a sfocare tutta questa zona bassa per poter poi mettere a fuoco questo primissimo piano. Vediamo un attimo cosa riuscirò a combinare e ci proviamo, ci proviamo. Mentre per quanto riguarda i colori da usare, io vorrei iniziare con un blu ceruleo e questo mi servirà già inizialmente per fare una prima base un po' dappertutto, che poi lascerò asciugare. E quindi lo preparo qui. E vorrei iniziare anche con una terra di siena naturale che mi servirà nelle zone di maggior messa a fuoco. Terra di siena naturale che al momento piazzo qui, che mi serve per le zone in luce e le zone messe a fuoco. Ecco qua. Dopodiché, come vedi, ho già sulla tavolozza del grigio di Payne che mi serve per le parti neutre, le parti in ombra. Proviamo a iniziare. Dunque, e per cominciare voglio fare il primo lavaggio che parta dall'alto e scenda e voglio usare questo pennello che è un numero 12 che uso normalmente per i lavaggi di grandi dimensioni. Un tintoretto. Allora, quindi prendo il mio blu ceruleo, però lo voglio molto leggero. Direi che va abbastanza bene già così com'è in realtà. Proviamo un po'. Sì, non ho bisogno di grandi modifiche né nella consistenza né nella miscela dei colori, perché già così com'è ha una buona trasparenza e non ho bisogno di andarci a lavorare molto. Non mi preoccupo più di tanto di passare sopra il faro, cerco di evitarlo, ma senza grossi fastidi, perché questa tinta è veramente molto molto leggera. Provo anche un pochino a variare i colori e a caricare un po' di più scendendo, ecco così. Scendendo invece sullo sperone comincio a inserire anche una tinta un pochino più scura per questa base che è e rimane solo una base iniziale e poi vedrai che cambierà tutto. Ecco, anche qui mi passo un pochino davanti, ma non troppo. Riprendo il blu ceruleo. In modo da non asciugare mai il foglio dall'alto al basso. In questo momento non voglio fare dei segni di discontinuità. Grigio di pelo lo mettiamo di nuovo un po' qua. Posso anche teoricamente giocare un pochino con la terra di Siena, proviamo. Lasciamo qualche segno così qua e là senza problemi. Ok. Ceruleo. Qui posso provare anche a scendere con un po' di terra di Siena, così. In modo da variare un pochino il colore del cielo. Grigio di Payne. Ceruleo qui. Ok, prevalenza di grigio di Payne qui. E qui siamo già al livello del primissimo piano che ti dicevo prima, mentre qui ci arriviamo un po' più in basso. Ok, allora a questo punto io farei una cosa. Cominciamo a inserire la terra di Siena
un po' più decisa qui, su questo primo piano. Anche in maniera un pochino più decisa. Ok. Scendiamo ancora con uno strato più leggero e a questo punto inseriamo il grigio di Payne. Qua da. Diamo un'occhiata all'insieme che è venuto fuori e direi che a questo punto la prima base è fatta e non mi rimane che lasciare asciugare completamente tutto quanto. Nel frattempo gli diamo un'occhiata. Allora, ho inserito questo cielo molto molto leggero, ho iniziato a dare un'indicazione allo sperone leggermente più scuro. E sono sceso col cielo cambiando un pochino tonalità verso l'orizzonte. L'orizzonte si trova qui dove vedi questa barchetta, tra l'altro, aggiungendo un po' di terra di Siena. Dall'orizzonte in giù sono ripartito con il blu ceruleo, ma tanto qui poi l'orizzonte si vedrà in maniera molto più carica. Ti ricordo che qui voglio fare una linea nebbiosa da qui in giù, quindi deve fare più o meno questa traiettoria qui, perché da qui in giù sarà più sfocato, in modo che poi il primissimo piano qui rimanga molto più nitido e dia l'impressione del cambio di distanza di un piano più vicino. Qui lo sperone invece sarà un pochino più a fuoco e quindi la nebbia qui non ci sarà, però vedremo dopo come fare. In questo momento ho ancora le idee un pochino confuse su questa parte qui, ma ci ragionerò nel frattempo. Mentre il foglio si asciuga, cercherò di studiarmelo bene. Ok, abbiamo lasciato asciugare completamente e adesso cominciamo a lavorare sullo sperone di roccia, che deve avere un bordo netto finché non inizia la nebbia, per cui cominciamo a preparare un colore. Questo colore che vorrei fare oggi è, ecco, vorrei prendere un po' di terra di Siena bruciata da scurire con il mio grigio di Payne e cercare una tinta, una miscela che mi dia un po' di fiducia e di soddisfazione. Come per esempio può essere questa qui, la metto un pochino più in evidenza perché salta fuori dalla telecamera. Allora, grigio di Payne e terra di Siena bruciata. Proveremo a lavorare con questo. Ok, lascio il pennello qui, che è semplicemente il numero 6 del solito tintoretto, mentre con quello grande creo un lavaggio sullo sperone in modo da fare attenzione stavolta da non uscire dai bordi, perché è un lavaggio che deve rispettare il bordo, il limite esterno verso il cielo e anche quello delle case per il momento. Quindi bagno tutto. Bagno tutto in modo da essere sicuro di raggiungere almeno nella parte bassa il limite della nebbia. Così. E anche da essere sicuro di non fare pozzanghere. Quindi, dove è il caso, asciugo. Ecco, non devo passare troppe volte col pennello bagnato perché poi rovino quello che c'è sotto. Dunque, proviamo un po'. Inclino leggermente
qui e inizio a lavorare. Variamo un po' i colori. Anche da questa parte prendiamo il bordo. Ecco, mi piace questo effetto che fa il grigio di Payne con la terra di Siena. Dunque, il bordo della nebbia sarà più o meno qui. Quindi non facciamolo asciugare. Ok, posso rimetterlo dritto perché riesco a vedere anche meglio. Giochiamo un pochino senza troppa precisione. E facciamo anche il segno di qualche profilo roccioso. Qui andiamo un po' più bassi perché deve seguire quella, la nebbia che voglio che parta un po' dal mare. E direi che così possiamo anche fermarci. Allora, a questo livello qui mi fermo e mentre qui sopra in alto posso ancora fare qualcosina. Per esempio, i profili intorno ai fabbricati. E anche qualche gioco in più con il senso della roccia. Le venature di questa. Di questa collina rocciosa, alternando un pochino questi due colori senza inserirne altri per non fare confusione. Così. Finché la carta è umida, posso ancora giocarci posso ancora giocarci un po' perché so che quello che le pennellate che do vanno a spandersi. E adesso anche questa è una parte che devo lasciare asciugare. Ma prima di lasciarla asciugare, devo prendere un fazzoletto di carta e lo appallottolo perché voglio aumentare un po' alcune zone chiare, specialmente vicino alle due case, i due fabbricati, la casa e il faro, perché credo che per metterle in evidenza, per farle risaltare, sia meglio non colorarci troppo intorno. E forse ho esagerato un pochino. Ecco, direi che così può quasi andare. Bene. Qua. Mi piace questo effetto, lasciamo asciugare adesso. Ora lo stesso lavoro dobbiamo farlo sul mare e per realizzare il mare direi che possiamo creare un'altra miscela di
scura e userei questa volta il blu di prima, ceruleo, insieme a una bella dose di grigio, perché il mare là in fondo lo voglio, ahia che mi salta via, lo voglio, il mare sull'orizzonte lo voglio bello carico, quindi c'è molto più grigio che blu. E facciamo più o meno lo stesso lavoro di prima, cioè diamo una bella lavata al mare. Devo solo fare attenzione questa volta alla mia barchetta, che è meglio se non la bagno, poi per carità se capita non è un problema perché in qualche modo la faccio saltare fuori lo stesso, però sarebbe bello riuscire a preservarla con la carta chiara. Dunque, io adesso sto facendo un lavaggio che mi va a coprire più o meno tutta la mia zona del mare. Cercando di, appunto, sono stato abbastanza preciso sulla linea d'orizzonte, sono passato intorno alla barca e i contorni sono abbastanza netti. Quindi qui è bagnato e prendo il mio colore che mi sono preparato apposta prima e proviamo a vedere cosa succede. Lo facciamo colare giù. Asciughiamo un po' il pennello. Va abbastanza bene. Se non che voglio caricare ancora un po' questo orizzonte con un pochino più di scuro. Vediamo. In questo momento ho preso del blu ceruleo puro. Ancora un po'. Poi prendo stavolta del grigio puro, perché abbiamo ancora il mare bagnato, non tanto bagnato, non va bene. No, no, no. Lavare il pennello. Prendiamo questo. Dunque, questa linea più o meno, la linea della nebbia, l'abbiamo fatta. Adesso meno l'abbiamo fatta. E adesso direi che posso fermarmi un attimo e far asciugare il tutto. Dunque, mentre sono qui che faccio asciugare il mio mare, posso già lavorare su questa parte qui che vedo che è già asciutta. Per esempio, proviamo a accendere il faro. Ecco, questo faro è di una tinta un po' particolare. Io non credo che farò questo colore qui. Comincio però sempre con questo pennello perché ha una punta abbastanza fina, mi dà abbastanza fiducia. Prendo la terra di Siena pura e anche, no, così, e mi riempio proprio il pennello senza diluirla.
e provo a iniziare a lavorarci un pochino. Qui lavoro su asciutto in questo caso. Ok, non ho ancora impostato una direzione dell'ombra, la provenienza del sole, quindi possiamo magari cominciare a pensarci. Sì, possiamo sicuramente prendere una luce che arriva da sinistra e quindi posso anche iniziare a metterci un po' di ombra. Va abbastanza bene per quello che intendevo fare. Quindi diamo un po' di ombra qui. Stesso discorso posso iniziare a farlo sulla casa più in basso, che è più grande. Direi che il discorso non cambia molto perché finché uso la tinta chiara non si pongono molti problemi, perché posso sempre scurire dopo. Qui c'è un archetto che voglio mantenere. Diamo un senso alle sagome e ai tetti. Prendiamo la terra di siena bruciata, che tanto serve a richiamare, e la usiamo per dare il tetto in ombra, senza grosse definizioni, non è necessario. Così, ombra qui. Ok, ora prendiamo grigio di Payne, lo mettiamo un pochino qui e diamo la parte più scura dell'archetto. Poi prendiamo il pennello e la facciamo un po' sfumare. Poi continuiamo però con le ombre perché è troppo luminosa questa casa così. Siamo pur sempre in un'atmosfera, non dico dark, ma un'atmosfera un pochino più cupa. Anche qui proietta una specie di ombra sulla roccia, quindi devo rispettare un po' la provenienza della luce. Accennando un po' le cose senza coprire il tutto, senza essere troppo regolari nelle geometrie. Ok, adesso secondo me se io riprendo quella miscela di terra di siena bruciata con il grigio di Payne di prima, mi può servire per aggiungere un pochino più di tridimensionalità a questo edificio, anche se al momento è un po' troppo bagnato, quindi forse è meglio tornarci un po' più tardi. Ci torno dopo con il pennello sottile sottile.
questo punto proviamo a iniziare a lavorare sul primissimo piano. Prendiamo la terra di Siena. Questa volta un po' più fluida. Ecco, ti faccio vedere dove la sto mettendo. Ecco qua. Dunque, più o meno seguo la sommità del primissimo piano che mi ero impostato prima. Anche qui non colora tutto, non riempio tutto, ma lascio delle zone in luce. Poi, lo stesso terra di Siena, lavoro un pochino con il blu e mi crea questo verdastro che non mi piace. Quindi rifacciamo e proviamo a usare invece il grigio di Payne. Quanto. Ecco. Ci siamo quasi. Poi mi toccherà lavare bene sti colori perché li ho un po' inquinati. Allora, e diamo anche qui delle indicazioni di ombreggiature. Così, qua e là, dove a sensazione, dove ritengo che vengano proiettate le ombre di questa parte rocciosa, che però è una parte rocciosa un pochino più, diciamo, vegetale. E infatti voglio dare una chiusura inferiore a questa parte qui, e da qui in giù parte la roccia vera e propria. Chissà se funziona sto discorso. Proviamo. La parte rocciosa vera e propria cosa vuol dire? Vuol dire che devo riprendere un neutro chiaro, deve avere un grigetto da qui in giù. Momento le tengo, parto colorando qua sotto senza far toccare i colori. E poi fra poco li faccio toccare. Ok. Allora, questo è venuto abbastanza bene perché è una tinta ben separata da quello che c'è sotto. Adesso comincio a farli toccare insieme. I colori che uso sono sempre gli stessi, non ne aggiungo altri. Li miscelo solo diversamente. Ecco, cominciamo a fare toccare questi colori. E giochiamo. Scuro. Però un po' che trascuro la terra di Siena bruciata e secondo me qui ci può stare in alcuni punti. È ovvio che poi per un pochino si devono anche fondere insieme, è tutta una questione di equilibri. Tutti i colori, perché qui siamo nel primo piano e qui i colori si vedono bene. Questo non lo tocco più perché mi piace come è uscito. Prendiamo grigio, però
Lo schiariamo un pochino rispetto a prima. Devo attaccare queste vaschette al fondo perché mi danno fastidio. Continuano a ballare. Ok. Adesso lavo questo pennello e ne prendo uno più sottile. Mio solito sottile, sottile. Aggiungiamo dettaglio. Qua e là. Allora, comincio solo in una zona a vedere cosa salta fuori. Sì. Lascio anche zone bianche, ovviamente. Aggiungo dettaglio, ma poi devo ricordarmi che voglio aggiungere anche della vegetazione. Vegetazione mediterranea, brulla. Allora, la luce arriva di qua, quindi. Più dettaglio. Più ombra. Ok. Piace? Spero di sì. Ok. Poi. Adesso torniamo alla casetta lassù. E quasi ora di lavorarci di più, quasi perché è ancora abbastanza umida. Ora gli diamo il senso di qualche finestra, qualcosina. Di ombra sotto il tetto. Ok. La barchetta. La barchetta. Allora, non ho un'immagine della mia barchetta in questo momento, però è molto lontana, quindi allora diamo un senso alla, magari usando il luceruleo invece che uno scuro, posso provare a dare un senso alla vela. E anche qui ci ricordiamo che l'ombra è proiettata sulla destra. E quindi ci limitiamo a. E siamo anche lontani, eh? Quindi non dettagliamo troppo. Azzardiamo un po' di riflesso. Mi piace questa striscia bianca che è rimasta qui, quindi la sfrutto per i miei riflessi e la lascio tranquilla dov'è. Ok. Quindi semplicemente una barca a vela non va disegnata la barca, ma vanno disegnate le sue proiezioni, le ombre. Quindi
l'ombra che ci può essere dallo scafo nella parte bassa e l'ombra di un altro albero. Direi che il senso della barca l'abbiamo dato. Ora, vegetazione. Dicevamo vegetazione. La vegetazione può essere qualcosa di questo tipo. Le piante delle ginestre, qualche agave, qualche fico d'India. Insomma, vegetazione abbastanza brulla, vegetazione mediterranea, sul mare. Poi è l'ambiente che preferisco in assoluto a livello naturale, naturalistico. L'importante è fare variare un po' le cose senza riempire troppo. Deve essere una cosa piuttosto credibile. E poi ci avviciniamo e diamo anche un senso al piano più vicino. Con dei giochi di luce e delle forme casuali che abbiano, che possano dare l'impressione di qualcosa che ognuno può interpretare a modo suo. Bene. Dunque, un'altra cosa che prima di terminare devo ricordarmi, voglio ricordarmi di fare è concludere qualche venatura di questa montagna, arrivando anche un pochino più in basso. Scusate, qualcosa che superi anche la nebbia. Quindi se io nella parte più bassa creo qualche venatura, scendo ancora un pochino qui così e mentre scendo bagno la parte che viene coperta dalla nebbia. Cosicché dico dovrei perché speriamo di riuscire a dare questo effetto, dare l'effetto retronebbia. Così, bagnando subito dopo. In modo da rendere il senso
del pieno anche dietro la nebbia. Poi mi manca ancora qualche dettaglio in più di questo faro che non va malaccio, ma deve essere un pochino più definito, perché se è vero che è un faro, deve dare l'idea di un faro. In questo momento non si capisce bene cosa sia. Potrebbe essere anche un osservatorio astronomico, così com'è. Faro basso questo, eh. L'hanno costruito già talmente in alto su sta montagna che non c'è bisogno di fare una torre. Questo direi che può andare bene. E per finire facciamo qualche uccellino, come al solito. Gli uccellini non intorno alla barca, perché la barca è troppo lontana. Gli uccellini li farei da questa parte qui. Uccellini che poi sono gabbiani. Che vanno anche un po' a riempire la scena di questo cielo. Anche più lontani. Qui più vicini. Questa pianta le do una forma un pochino più umana, nel senso un pochino più reale. Ok, e direi che siamo a posto. Io mi sento già di dare la mia firma su questo disegno. E quindi, via. Diamo la firma e poi chiudiamo└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││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 
con due parole finali. Beh, che dire di questa rocca sul mare? Direi che mi piace l'abbinamento dei colori e qualche effetto che sono riuscito a tirare fuori con la nebbia. La difficoltà di questa composizione è la messa a fuoco, perché in genere bisognerebbe focalizzare il tutto su un unico soggetto. Nell'acquerello dovrebbe funzionare così, quindi l'occhio dovrebbe essere direzionato verso un punto focale, mentre in questo caso ne abbiamo più di uno, perché abbiamo appunto le due case in cima alla rocca, e poi abbiamo questo primissimo piano. Ho cercato di direzionare la vegetazione
verso l'alto, proprio in modo da puntare un po' gli edifici, queste piante che spiccano verso l'alto. C'è anche però la barca, anche questa tira un pochino l'occhio dello spettatore. Nell'insieme mi piace perché sono riuscito a fare una composizione marina con degli elementi aggiuntivi della macchia mediterranea. Ovviamente il tutto va rapportato agli effetti di luce e di ora del giorno e della stagione che si vuole ottenere, perché in questo caso non è un paesaggio marino estivo, ma è un paesaggio marino che potrebbe essere invernale, con questo nebbione che passa proprio lì a metà fra il primo e il secondo piano, e quindi, insomma, è un paesaggio marino anomalo, ma è anche bello fare cose anomale, perché altrimenti si rischia di appiattire un po' sempre gli stessi soggetti e di renderli un pochino noiosi. Quindi è bello variare, è bello provare a spaziare un pochino con la fantasia. Quindi ti dico, la composizione è venuta, mi piace anche il fatto di essere riuscito a prendere una foto che è questa della rocca. Aver trovato una casetta così da piazzare lì sopra e aver trovato anche quest'altro faro da piazzare ancora più su. Per quanto riguarda questa parte più bassa del primo piano, mi sono basato su foto di riferimento che mi sono messo a fianco, però possono essere estremamente varie. Prese da qualunque foto, perché per esempio questa terra che ho davanti è una terra che ho vicino a casa mia, e io non abito in Liguria, neanche al mare, quindi e puoi appunto sbizzarrirti con la fantasia senza che per forza le cose siano già preassemblate. Io spero che questo altro quadretto della domenica ti sia piaciuto. Nel caso, ti chiedo di mettere un like e di iscriverti al canale. E se hai qualche commento, sarà ben accetto come sempre. Ti do appuntamento, spero, a metà settimana per qualche altro esercizio, per un breve video. E alla domenica prossima spero anche per un altro acquerello da cima a fondo. A prestissimo e grazie per essere qui.